Trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione del Consiglio regionale curato dalla redazione di Italia 7. Referendum abrogativo approvato dal Consiglio regionale sull'autonomia differenziata. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con voto a favore di Partito Democratico Italia Viva e Movimento 5 Stelle e voto contrario di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gruppo Misto Merito e Lealtà. Le due proposte di deliberazione presentate da Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per l'indizione del referendum abrogativo della Legge Nazionale 86 del 2024, disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per chiedere l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata. Una proposta prevede l'abolizione totale della legge nazionale, mentre l'altra, predisposta nell'eventualità che l'abrogazione totale non fosse ritenuta ammissibile, ne prevede l'abrogazione di un'ampia parte. Le proposte sono state firmate dai capi gruppo della maggioranza Vincenzo Ceccarelli, che le ha illustrate all'Aula, Stefano Scaramelli e dalla consigliera Silvia Noferi per il Movimento 5 Stelle. In entrambi i casi il Consiglio regionale dà mandato al Presidente dell'Assemblea legislativa di comunicare la presente deliberazione ai consigli regionali di tutte le altre regioni con invito all'adozione di un uguale atto affinché si possa dare seguito all'iniziativa referendaria. È evidente che l'autonomia differenziata spacca l'Italia, eh, aumenta le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e grandi città. Alla fine abbiamo 20 piccole Italie più deboli. Eh, noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai presidenti dei consigli regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e alle cittadine del nostro paese di esprimersi, perché noi vogliamo un'Italia che non lascia indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo. Di un paese del sud, di un'area interna e abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge, che fa l'atto non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni. Non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più, eh, più deboli. Il centro-sinistra è compatto, Unito si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana. E la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi. Quindi è una difesa della nostra peculiarità e nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del Governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali, e ancora oggi l'Unione europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un eh, territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è, è, è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Un italiano oggi si sposta dalla Toscana... Alla, alla Lombardia, alla Sicilia o ad altre eh, regioni, con una differenziazione enorme per quelli che sono i servizi e la tutela dei diritti minimi a cui, a cui eh, deve invece eh, avere possibilità di accedere, in quanto cittadino italiano tutelato dalla Costituzione. Questi sono già sufficienti come principi. Noi ribadiamo... Invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata, che chiedia, crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia. Penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno bella alla nostra Regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale eh, dello Stato. È un'occasione stramaledettamente persa quella con il Governatore Gianni, peraltro assente oggi su un tema che meritava ben altra importanza in Aula perché avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione. Di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto finalmente, che avrebbe potuto, perché no, riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo Paese e anche in questa Regione, invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito a seguito della richiesta del Partito Democratico di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro eh, dalla sinistra di questo Paese, non soltanto toscana. Terza edizione del premio Giorgio Ceccarelli che quest'anno sarà all'insegna della musica. Al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso è stata presentata la terza edizione del premio Giorgio Ceccarelli per i fisarmonicisti. Il premio riguarda il territorio di Abetone Cutigliano e la cerimonia è in programma il 1 settembre a Pian degli Ontani. La direzione artistica è affidata a Tiziano Cappelli e il premio ha lo scopo di promuovere la cultura musicale nelle generazioni più giovani. Io sono felice e orgoglioso che quest'anno il Consiglio regionale della Toscana abbia deciso di compartecipare a questo premio che è un modo per ricordare Giorgio Ceccarelli, è un modo per ricordare il suo attaccamento al territorio. Il valore e eh, l'importanza della nostra identità, delle nostre tradizioni, la musica anche quella che forse noi conosciamo meno, che è più faticosa e rende più liberi. Allora eh, questo racconto, il racconto dell'impegno, della passione civile, della capacità di saper far appassionare eh, gli altri attraverso la fisarmonica è un modo eh, con cui noi vogliamo raccontare le diversità della nostra terra, le proprie identità. La fisarmonica è sicuramente uno strumento simbolo che parla della nostra infanzia, parla delle nostre feste paesane, uno strumento nel quale tutti ci riconosciamo, è proprio simbolico e l'idea di associare uno strumento così anche intriso di storia in una visione del futuro, quindi riproponendolo alle giovani generazioni è sicuramente un'idea originale che eh, coniuga anche la possibilità di valorizzare in maniera importante le nostre splendide montagne. E negli ultimi 25 anni che al di là di suonare e collaborare con Tullio De Piscopo e Mica e tanti altri artisti di livello internazionale, nelle scuole, nelle, nelle situazioni dove io faccio proselitismo a livello di fisarmonica, che sia di conservatorio o anche eh, semplicemente uno studio da appassionato, ci sono ragazzi e talenti che partono da 5-6 anni. Vogliamo valorizzare. Questo strumento che nelle nostre vallate era uno strumento eh, da sempre suonato e quindi ci piace riscoprirlo e farlo riscoprire ai giovani. Proprio per questo è in particolare rivolto ai, ai giovani. Eh? È la terza edizione e sta crescendo pian piano. Eh, diciamo che ha anche una valenza dal punto di vista promozionale e eh, turistico perché eh, l'abbiamo postato stanno su diverse giornate. Chi ha conosciuto Giorgio da vicino come me credo che non ci sia cosa migliore per ricordarlo che la fisarmonica. Lui da sempre è stato un pioniere della fisarmonica, è stato un amante della musica e dal suo luogo natale che è la valle del Sestaglione, dove abito anche io diciamo che all'epoca le fisarmoniche erano molto usate. Purtroppo poi c'è stata una certa disaffezione nel corso degli anni. Che, però, grazie un po' alla Prologo sempre della Valzesta, un po' ai giovani che si riaccostano a questo strumento, grazie al maestro Gronchi che è su da noi e sarà anche un docente qui de, del corso, grazie al, al direttore artistico. Devo dire che si sta risvegliando la fisarmonia, c'è un sacco di persone che si riaccostano a questo strumento e che dire, speriamo che continui così. Giorgio Ceccarelli nasce a Cutigliano il 18 febbraio del 1941. Nella sua vita di attivo cittadino della comunità cutiglianese viene eletto consigliere comunale nel comune di Cutigliano nel 1980 e dal 1994 al 2004 ricopre anche le cariche di assessore e vicesindaco. Colto e raffinato poeta, stimato e applaudito musicista appassionato dello strumento della fisarmonica, è scomparso il 25 aprile del 2022. A Sansepolcro in provincia di Arezzo torna il Berta Music Festival, quest'anno la sua seconda edizione. Dopo il successo registrato dall'edizione di esordio di 2023, dal 23 al 26 agosto torna il Berta Music Festival, appuntamento atteso dell'estate di Sansepolcro in provincia di Arezzo e che anticipa di alcuni giorni le feste del Palio. L'evento, organizzato dall'Associazione I Citti del Fare con il patrocinio dell'amministrazione comunale e di quella provinciale, per quattro serate animerà la centralissima Piazza Torre di Berta con il concerto di Edoardo Bernato il 23 agosto, Max Gazzei Musica Aloci con l'orchestra Mirko Casadei il 24 agosto. Canzonissima in collaborazione con Sesto Senso Live Band il 25 agosto e Up and Down di e con Paolo Ruffini il 26 agosto. Un cartellone di eventi per i quali è già aperta la prevendita dei biglietti, il festival è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Anche quest'anno, dopo lo scorso anno, veniamo a presentare l'edizione del Berta Music Festival. Indubbiamente una delle rassegne più riuscite del nostro territorio, lo dimostrano i numeri. Devo dire che ci sono stati investimenti importanti su queste quattro giornate di festival. Ci saranno dei, dei personaggi di assoluto rilievo nazionale, ma, diciamo da eh, Max Gazzè a eh, Edoardo Bennato. Anche a Paolo Ruffini e si è investito non solo in termini economici, ma anche in termini di socialità. Perché Paolo Ruffini andrà a concludere questa rassegna con uno spettacolo sulla ecco, disabilità con eh, diciamo, la partecipazione di eh, attori con la sindrome di Down proprio per sensibilizzare su questi argomenti. Quindi nel borgo straordinario, noi lo chiamiamo così, in provincia d'Arezzo, la città di San Sepolcro. Ci saranno queste quattro giornate che resteranno, sono sicuro, nella memoria e nel cuore di chi vi parteciperà. Liberta Festival è un, un esperimento riuscito per quanto riguarda San Sepolcro, grazie a questo gruppo di giovani dei siti del fare, come li chiamiamo noi dunque, nella nostra toscanità, e questo ci permette di far conoscere anche a chi viene da fuori, soprattutto la, la bellezza della Valtiberina, del, di San Sepolcro, dei monumenti e delle opere che abbiamo, ma anche un momento di, di intrattenimento, di sano intrattenimento, di divertimento in queste giornate che vanno dal 23 al 26 di agosto. Ci sono dei, dei nomi altisonanti, importanti, dunque, del parterre musicale ma c'è da questo punto di vista anche un'organizzazione forte, coesa delle varie associazioni di San Sepolco. per me da Presidente della Provincia è importante vedere che in tutte le quattro vallate, la Valtibrina Toscana, la Val di Chiana, il Val il Casentino, il più Arezzo Città, diciamo la promozione del territorio in questo modo è corale. Io auspico con tutto il cuore che questo sia una, un successo che ci traghetta nel prossimo anno. Perché hanno preso questa seconda edizione e è andata ancora più rinforzando quella dell'anno passato. Quindi, accompagnata anche da altre manifestazioni, che questi ragazzi, che veramente con tanta volontà, stanno portando avanti. Questa seconda edizione eh, abbiamo mantenuto il format dell'anno passato con quattro date, abbiamo scelto di, di fare tre serate musicali e una di uno spettacolo teatrale. Eh, è, un, è un evento importante per la nostra città, per Sansepolcro, e per noi è un onore donare alla nostra città dove, dove viviamo e lavoriamo un evento di tale calibro. Eh, ci, sarà, ci saranno ospiti nazionali come Edoardo Bennato. Max Gazzè e Paolo Ruffini e poi daremo spazio anche ai nostri artisti locali con la serata della domenica. La serata di lunedì è improntata per il sociale, è una, sarà una serata molto emozionante con, con i ragazzi della compagnia special di Livorno. Ed è tutto per questa puntata di Toscana Parlamento, l'appuntamento con l'informazione del Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.